Allora, oggi è 23 aprile del 2020, in piena emergenza coronavirus, e il produttore dello stampo ci ha consegnato finalmente il nostro stampo della Trigen. Eccolo qua, lo vedete alle nostre spalle, il progetto della Trigen è iniziato a maggio del 2019, e quindi sono 11 mesi, finalmente lo stampo adesso è pronto, è definitivo. È lo stesso, è lo stampo che ovviamente ha fatto già la prima stampata, che è il prototipo che abbiamo presentato a febbraio del 2020. Qui c'è Claudio, che è il nostro designer, il designer che ha disegnato tutti i prodotti made in Italy nostri, quindi Moa, Privat, Acqua Prima, Skippy di quest'anno e poi la Trigen. Eccolo qua il dettaglio della prua con il nostro logo, il rilievo, quindi creerai il rilievo sul prodotto. Questa è la vasca. Si possono notare le alternanze del lucido e del sabbiato per fare un'alternanza, diciamo, di effetto sul prodotto. Sia visivo che antiscivolo, ovviamente. Questo è il foro di svuotamento della vasca anteriore, che è una vasca sotto la linea di galleggiamento, quindi in parte già affogata di acqua per chi vorrà lasciarla aperta, altrimenti con il tappo la potrà chiudere. Questo è la parte di dove si deve alloggiare il sistema dei pedali. Il foro di inserimento del sistema di pedali. Questo Perché ricordiamo che la Trigen è un prodotto a pedali con elica. è tutta la superficie sabbiata, antiscivolo ovviamente. Con le varie parti si vedono i tondi, sono le predisposizioni per i gavoni. Questa è la parte della vasca posteriore che si vede. E anche qui nel vano posteriore, sulla parete esterna, abbiamo riportato il nostro marchio. Il logo, dove mettiamo anche la scritta Made in Italy, perché ci teniamo molto a precisarlo che questo è un prodotto che facciamo qui in Italia. Siccome non ci siamo accontentati di montare su questo modello un coperchio gavone commerciale, quindi che si trovasse in commercio già, abbiamo Claudio ha disegnato completamente il coperchio del gavone anteriore. E quindi abbiamo fatto uno stampo solo per fare il coperchio. Eccolo qui. Allora, qui abbiamo tutti i componenti che servono per montare la Trigen.